Agriumbria è la festa dell'agricoltura italiana, una doppia vocazione, affari e festa popolare, che è a detta degli operatori i due anime che rappresentano la forza, sia in termini numerici che di qualità della proposta commerciale. Tanti operatori, ma anche tante famiglie con bambini che sono arrivate nel polo fieristico di Bastia Umbra e che, come da tradizione, hanno letteralmente invaso le aree degli animali, grande interesse per quelle dedicate ai bovini. In questo momento qui abbiamo la razza Limousin, è una razza fortemente allevata in tutto il territorio italiano, soprattutto nella zona centro e sud, nelle isole. Abbiamo oltre il 50% del patrimonio zootecnico, si trova a sud, quindi un animale molto resistente, molto apprezzato commercialmente dal mercato ed è molto facile nella facilità a parto, per questo è apprezzato dal mondo allevatoriale. Qui oggi abbiamo la mostra nazionale, con il concorso abbiamo più di 170 capi, con oltre 50 allevatori partecipanti, record assoluto per noi in questi anni. Abbiamo la presenza di allevatori da parte di tutta Italia, partiamo dal nord fino ad arrivare al sud, compreso le isole Sardegna e Sicilia. Abbiamo la rappresentanza di tantissimi giovani che sono il futuro della razza e ci fa ben sperare in fortemente i numeri aumentano sempre di più di questi animali allevati. L'attività di selezione dell'anagli è nella valutazione morfologica e raccolta dati degli animali. Poi fortemente pianificare la fiera nazionale e tutti i vari concorsi che ci sono a carattere regionale e interprovinciale in tutta Italia. Infatti facciamo all'incirca una decina di manifestazioni in tutta Italia. E cosa più importante è il centro genetico, dove vengono scelti i migliori vitelli selezionati dal nostro corpo esperti, fanno una prova di performance e poi vengono venduti all'asta per far sì che gli allevatori possano sfruttare questo potenziale genetico di questi animali. Abbiamo una consistenza di allevatori sopra i 5.000 per una gestione totale di oltre 60.000 capi. E negli ultimi anni stanno aumentando e il nostro obiettivo è arrivare a 100.000 fattrici in pochi anni in selezione. Tra le due razze, Cherol e Limousin. Anche il settore dell'allevamento ha i suoi comunicatori social. AgriSapori ha incontrato un amico che abitualmente frequenta gli eventi di settore e spesso lo si può trovare nei ring in occasione di mostre zootecniche nazionali. Ho iniziato la mia avventura con YouTube perché nel 2021, se non ricordo male, mi sono demolito un braccio, essendo ingessato per 40 giorni. Ho iniziato a scaricare il telefono e il computer, mettere in rete e da lì hanno iniziato a seguirmi dapprima gli appassionati della montagna, facevo trekking col mulo, con la mula a pioggia, e che avevo scalato 33 vette nel 2019, oltre i 3.000 metri fra Cuneo e Torino. Adesso sono all'attivo di 40 vette oltre i 3.000 metri, compreso la Val d'Aosta. Poi da lì ho documentato con i miei video delle transumanze delle vacche piemontesi in alpeggio e hanno iniziato a seguirmi anche nel mondo agricolo. Da lì ho approfondito la cosa, visto che piaceva, e adesso sto girando tutta l'Italia, vedo che gli allevatori mi conoscono tutti. Ringrazio anche tutti, diciamo, i follower, ho circa 34.000 iscritti di YouTube, Facebook, Instagram, in tutto circa un 100.000 follower all'attivo. I miei video piacciono, sono seguiti perché, come vedete, sono qua con i sandali nei piedi e vado nelle stalle, mi siedo in mezzo alle capre, faccio vedere la realtà vera del mondo agricolo. Un grande successo quello di Agri Umbria, dove la maestosità dei bovini da carne e delle razze autoctone italiane rappresentate da Anabic ha avuto un ruolo di protagonista incontrastata. L'Anabic è un ente selezionatore il cui programma genetico è stato approvato dal Ministero e detiene il libro genealogico e fa selezione per le 5 razze autoctone italiane, che sono la Chianina, la Marchigiana, la Romagnola, la Maremmana e la Podolica. Sono razze che sono l'emblema dell'allevamento bovino da carne italiane, sono razze antichissime con una presenza nel nostro territorio molto caratterizzata e sono anche tipiche di alcune regioni, la Marchigiana nelle Marche, la Podolica in tutto il sud, la Chianina in Toscana
in Umbria, la romagnola nella Romagna, la maremmana nella Maremma, quindi sono molto legate alla storia e alla società dei territori. Sono razze particolari perché hanno delle caratteristiche morfologiche veramente molto interessanti, sono animali, li chiamiamo anche i giganti bianchi perché sono animali molto grandi, il peso di una chianina, che è la razza più grande, può arrivare anche a 17-18 quintali come animale adulto. Hanno una caratteristica di essere allevate in maniera molto estensiva. Lo stato brado, semibrado, il 70% degli allevamenti vengono gestiti in questo modo e per questo hanno anche delle caratteristiche peculiari della carne. È una carne magra, è una carne quindi con un basso contenuto in grassi, soprattutto in colesterolo, e quindi molto salutare, molto importante per una dieta veramente forte. Le nostre razze contano circa 190.000 capi. Sono distribuite in tutto il territorio regionale, dall'Emilia Romagna alla Calabria, anche in Sardegna abbiamo alcuni allevamenti e abbiamo circa 5.000 allevatori distribuiti con le varie razze. Sono allevamenti normalmente di piccole dimensioni, intorno ai 15-20 capi, 30 capi per la maremmana, che è un po' più grande come dimensioni, e sono razze quindi molto distribuite sul territorio, vivono in territori molto marginali, le colline, le montagne del nostro Appennino, e quindi hanno un grosso valore non solo come produzione di carne ma anche come manutenzione del territorio. In certi territori se non c'è l'allevamento l'uomo non c'è, quindi c'è il rischio anche di degrado e di una condizione non ottimali del territorio. Quindi sono razze molto importanti, oltre che per la produzione, anche per la vita di territori così delicati, così marginali come quelli dell'Appennino. Il settore della meccanizzazione agricola ad AgriUmbria riveste un ruolo importante. Nei primi tre mesi dell'anno le vendite di trattrici calano del 25% a livello nazionale, mentre una maggiore tenuta mostra il mercato in Umbria. I dati dell'Umbria, parliamo di una flessione del 4,4% relativamente all'immatricolato di trattrici. E quella che è più in difficoltà sembra essere la provincia di Terni, perché le vendite invece della provincia di Perugia reggono con gli stessi numeri del primo trimestre del 2023. La congiuntura è sfavorevole, ci aspettavamo questa flessione del mercato perché veniamo da anni con un segno più positivo che ha interessato anche il nostro comparto industriale. È chiaro che però il mercato, che ha già mostrato un segno meno in chiusura del 2023 con un meno 13% di immatricolato, conferma questa flessione. I primi tre mesi di questo anno non sono certamente positivi, abbiamo un meno 25% di immatricolato relativamente alle trattrici, ma tutte le tipologie di mezzi meccanici che noi osserviamo sono sicuramente con un segno meno. È una congiuntura particolare, il contesto è complesso non soltanto per il mercato Italia ma in generale per, diciamo, tutto il contesto internazionale. L'unico dato positivo che regge è quello dell'export, che chiude invece il 2023 con un più 14%, a dimostrazione della propensione internazionale delle nostre imprese. È chiaro che anche questo dato, per questo anno in corso, se il mercato continua ad essere così, ce lo aspettiamo in calo anch'esso. I tour di presentazione di EIMA International, che prevede conferenze in numerose città italiane ed estere, fa tappa nel contesto brillante di AgriUmbria, la storica rassegna che ogni anno richiama agricoltori e operatori economici da tutta Italia. Per noi sarà una grande EIMA International, questo viene dimostrato dai numeri che interessano la rassegna. Si parte sempre
dai numeri oggettivi, quindi ad oggi 1600 espositori, di cui 500 esteri da oltre 50 paesi. EIMA da questo punto di vista ha tutti i tratti distintivi della super specializzazione, quindi tantissimi modelli di macchina che servono l'agricoltura di tutto il mondo, contenuti anche politici, economici, sociali, perché è un contenitore in cui si fa il punto del trend futuro della meccanizzazione agricola, dell'agricoltura, e poi è chiaro tante novità anche che interessano la parte internazionale, organizzata direttamente da Federunacoma, e quindi stiamo mettendo a punto dei progetti internazionali con dei percorsi di special guest, proprio per favorire sempre di più la visita e la permanenza di operatori esteri all'interno della nostra rassegna. In Italia la fragolicoltura è un comparto molto importante e in Basilicata, nella pianura del Metaponto, le fragole hanno la loro casa grazie alla predominanza di una varietà specifica che ha caratterizzato questa produzione, la Sabrosa Candonga. La Basilicata ha delle caratteristiche pedoclimatiche che sono molto favorevoli alla coltivazione della fragola. La stessa varietà coltivata in zone diverse non ha lo stesso sapore, le stesse caratteristiche, la stessa pezzatura. Ci troviamo in una zona fortemente vocata, forse tra le più vocate d'Italia. Qual è la particolarità di questa pianta? È una pianta fresca, come dicevo, ha una produzione scalare che va dal mese di metà gennaio, fine gennaio, e ha una raccolta scalare fino al mese fine maggio, inizi di giugno, poi dipende dall'andamento stagionale, dall'andamento climatico. Rispetto alla fragola che veniva piantata nel Metapontino tantissimi anni fa, la frigo conservata ha una raccolta che viene cadenzata nel tempo e quindi non ha dei picchi di produzione. Invece adesso troviamo le fragole in maniera scalare tutti i mesi. E qual è il vantaggio? Il vantaggio è di non avere una sovrapproduzione e di avere nello scaffale del supermercato, dei mercati, il prodotto per tutti quanti questi mesi qua, coprendo anche dei mercati che prima non copriva. Le fragole, oltre ad essere un frutto buonissimo, sono anche ricche di proprietà che apportano numerosi benefici a tutto il nostro organismo. Contengono pochi zuccheri e calorie e sono indicate nelle diete ipocaloriche e ipoglicemiche. Beneficiano di una elevata presenza di vitamina C. Basti pensare che una porzione di 10 fragole di media grandezza apporta il 150% del fabbisogno di vitamina C giornaliera. Noi siamo sempre stati in prima linea nella ricerca di nuove varietà e di varietà che meglio si adattino al nostro clima e soprattutto al cambiamento climatico. Alle varietà presenti già nel Metapontino, ormai consolidate, che sono la Sabrosa, conosciuta anche come Candonga, si sta affiancando oggi una varietà interessante che è la Rossetta. Tra le sue caratteristiche è quella di avere una pezzatura costante nel tempo, quindi di avere una pezzatura abbastanza uniforme. E altre varietà sono in corso di implementazione. Le fragole della Basilicata sono una varietà caratterizzata da una spiccata dolcezza che supera naturalmente i 9 gradi zuccherini. Non c'è bisogno dunque di aggiungere dolcificanti per gustarle, non risultano mai aspre. Sono inoltre molto grandi. I coltivatori della zona attendono infatti che i frutti raggiungano la giusta dimensione e maturazione prima della raccolta. La fragola di Basilicata sta arrivando quasi al riconoscimento del famoso IGP, siamo nelle battute finali dell'iter burocratico, ma bisogna dire che la nostra fragola era già un prodotto d'eccellenza del territorio, ma ancora di più con l'IGP sarà un valore aggiunto per essere riconosciuta prima dai consumatori italiani e non solo, che l'acquisteranno. Infatti sulle confezioni troverete un QR code dove voi stessi consumatori potrete rintracciare l'azienda stessa che ha prodotto quella fragola e quindi contribuire al riconoscimento della nostra fragola di Basilicata.
Un'eccellenza territoriale che ha un peso non indifferente per il PIL agricolo, ben il 22%. In effetti, nei periodi di grande raccolta, impiega 12.000 addetti con un valore commerciale di circa 100 milioni di euro su più di 1.000 ettari di superficie. La produzione totale, attesa di fragole lucane, è di 48.600 tonnellate, di cui circa 39.000 rappresentate dalla Cultival Sabrosa, con una stima di fatturato pari a circa 120 milioni di euro per l'intero comparto fragolicolo. Questa azienda nasce nei primi anni 70, impostata da mio padre con delle piccole superfici di coltivazione di fragole, come un po' tutto l'areale. Poi con l'avvento della nostra generazione, della seconda generazione, abbiamo fatto crescere queste aziende e le abbiamo fatte diventare vere e proprie imprese che oggi danno lavoro a oltre 10.000 persone. In questo areale la coltivazione della fragola è cresciuta in quantità e in qualità grazie soprattutto ai produttori che ci hanno creduto. E poi dobbiamo anche ringraziare le OP del territorio che sono riusciti ad aggregare questi produttori di fragole e a concentrare l'offerta e indirizzare le produzioni sulle varietà giuste, che oggi stiamo vedendo i risultati positivi. Le fragole che raccogliamo stamattina vanno subito al magazzino di confezionamento per essere confezionate e spedite entro le 14, per essere così disponibile già nella mattinata subito di domani nei mercati all'ingrosso e nelle piattaforme per la GDO. Tutti i campi di fragole sono divisi per lotti e ogni produttore ha un numero identificativo, e questa identificazione arriva fino al consumatore finale, in modo che si ha un controllo della filiera dalla partenza dal campo fino ad arrivare al consumatore finale. La fragola è un frutto disintossicante, depurativo, remineralizzante. Stimola la produzione di serotonina e melatonina, sostanze che favoriscono il buon umore. Quest'anno è la seconda edizione della Sagra della Fragola di Basilicata. Visto il grande successo dell'anno scorso, quest'anno hanno partecipato un po' tutte le aziende del territorio e anche le aziende dell'indotto. La Sagra è nata per cercare di far conoscere al consumatore il nostro prodotto, e è anche un momento di confronto tra noi produttori, è sempre buono farlo, insomma. È un'occasione per portare i buyer a vedere i nostri campi, per farli meglio rendere conto della qualità del nostro prodotto e del nostro territorio. Il comitato organizzatore della Sagra della Fragola ha invitato tutte le scuole presenti nei 9 comuni delle zone di produzione, e attraverso attività didattiche coinvolgeremo tutti i ragazzi delle scuole primarie per far conoscere meglio questo prodotto. A Perosa Argentina, città metropolitana di Torino in Piemonte, presso la Villa Willi si è svolto Vini all'insù 2024, un evento che ha visto protagonista il vino di montagna, premiando quelle aziende che persistono nella coltivazione eroica della vite. La terza edizione di Vini all'insù è iniziata molto bene, con una affluenza di pubblico soddisfacente, soprattutto un pubblico interessato, curioso a capire che sono i vini di montagna, che sono ovviamente un qualcosa di particolare rispetto a quella che è la produzione, ma che si va a inserire in quella che ormai è la filosofia di questa manifestazione, cioè far conoscere il territorio del Valligiano, quindi del Pinerolese, e allargarlo a quello che sono altre realtà alpine simili per produzioni vitivinicole, per paesaggio e per contesto storico. Uno degli aspetti molto importanti di Vini all'insù che abbiamo sempre cercato di valorizzare è quello delle degustazioni mirate di una selezione di vini presente all'interno di questa manifestazione. Abbiamo puntato molto sul creare una sorta di filo conduttore tra quella che è la produzione della Pinerolese e quelle che sono le produzioni delle altre zone alpine. Quindi abbiamo fatto una selezione di vini, anche di diverse tipologie di produzione, che sono state molto apprezzate. Questo è stato un modo per avvicinare ulteriormente il pubblico a quella che è lo spirito della manifestazione. E poi abbiamo scelto anche di abbinare, oltre alle semplici degustazioni del vino, anche degustazioni di cibo e di prodotti locali. Il pubblico che ha conosciuto anche prodotti tipici del territorio che spesso non erano disponibili o non erano conosciuti da un pubblico un pochettino più vasto. L'obiettivo
L'obiettivo della manifestazione è quello di far conoscere i vini prodotti tra i 400 e gli 800 metri d'altezza, valorizzando il duro lavoro dei 35 viticoltori partecipanti da diverse regioni italiane. Allora, abbiamo portato i nostri vini di montagna, in particolare il Drunet. Il vitigno è un Nebbiolo di Dronero, lo Chasseuse francese. Si hanno notizie certe di questo vino già nel 1200 e la produzione era tanta in quanto era vietato acquistare vino di fuori delle mura all'epoca. Poi è stato presente fino a inizio Novecento, poi si erano perse le tracce. Noi da circa 30 anni l'abbiamo recuperato. Abbiamo delle piante che hanno più di 100 anni di vita e sono a piede franco, cioè senza innesto americano, che vuol dire che la fillostra non ha colpito più di tanto le nostre zone. Noi siamo un'azienda di nicchia del territorio del Monte Miata in provincia di Grosseto. Abbiamo una produzione appunto artigianalissima, come potete vedere tutte le nostre etichette disegnate a mano, dipinte a mano e riproposte in etichetta. Variamo tra i vitigni autoctoni e quelli internazionali. Come autoctono abbiamo il Vermentino Toscano e il Sangiovese Toscano, in maniera particolare il Brunellone, che è un antico clone di Sangiovese Toscano, e poi l'internazionale, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. Coltiviamo prevalentemente intorno agli 800 metri sul livello del mare. Siamo sul Monte Miata, intorno agli 800 metri sul livello del mare. Abbiamo portato un vino bianco e un rosé, la novità di quest'anno, che è il Fioret. Come vitigno è Montanera, è Bonarda e Neretta Cunese, vitigni autoctoni della zona del Pinerolese. Come vitigni noi produciamo a 500-600 metri, una zona collinare, ed è molto complicato lavorare a questa altezza. Quest'anno a Vigna Lussù abbiamo portato il nostro rosso DOP delle vigne antiche, il nostro rosato e il nostro vino del ghiaccio, una cosa particolare che si fa lasciando l'uva appassire sulla pianta fino a inverno inoltrato e la vendemmiamo poi appassita e ghiacciata a metà gennaio. Qua le bottiglie sono quantità molto limitate, sono circa un migliaio per ogni etichetta. Lavorare i vigneti del mio paese vuol dire una gran fatica ma anche una grande soddisfazione, in primis per i vini che sono molto apprezzati, poi forse ancora più importante per il fatto che riusciamo a mantenere ancora un pochino del nostro territorio. Per me è una specie di un hobby, è un secondo lavoro e produco, coltivo i vitigni del Ramie per salvaguardare il territorio. E il Ramie è un vino molto particolare, un vino che ha un sacco di storie. Si sono trovati dei documenti che già nel 1600 era prodotto e riconosciuto. È un vino che non si può imitare, è un vino eroico. Tutte le vigne vengono lavorate solo manualmente, non con dei macchinari. Ci sono diverse cantine, anche cantine molto, molto bravi, ci sono diversi giovani. Questo mi fa piacere perché vuol dire che ci sarà una continuità di famiglia. Abbiamo portato due vini rossi, una Freisa in purezza e un Nebbiolo Barbera. Poi abbiamo un orange wine di Erbaluce ed infine la punta di diamante, un passito, l'antico chiaretto di Cavaglià, prodotto con 70% di Erbaluce, 30% di uva rara, appassito 5 mesi. L'orange wine di Erbaluce, un vino molto particolare, fermentato 10 giorni con le bucce e come tutti gli Erbaluce è un vino da tutto pasto, indicato per formaggi, salumi o carni grasse. Noi produciamo Erbaluce, che è delle colline novaresi DOC, e Nebbiolo ed uva rara, quindi un'espressione di questi vitigni in una parte leggermente scostata del Piemonte. Siamo nella parte bassa dell'Alto Piemonte, quindi di sicuro un'espressione diversa degli stessi vitigni. Noi abbiamo portato oggi nostra linea identitaria formata dal Bianco 2022, Erbaluce in purezza, Nebbiolo, annata sempre 2022, solo acciaio inox, tagliato con una piccola percentuale di uva rara, e uva rara in purezza, solo acciaio, annata 2022. E annata 2023, il nostro metodo rifermentato in bottiglia.
I visitatori hanno avuto la possibilità di degustare vini prodotti da varietà autoctone delle regioni quali Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana, visitare gli impervi vigneti, punto immagine e degustazione del vino Ramie. Qui al Ciabotto di Pomaretto, un tagliere di salumi e formaggi locali ha ristorato gli ospiti affascinati dal suggestivo panorama della bassa Valle Germanasca e della Val Chisone. In occasione dell'edizione 2024 della Fiera Cibus, International Food Exhibition, svoltasi a Parma, Assica, Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, ha organizzato un convegno dedicato alle aziende del settore e a tutti gli operatori presenti alla manifestazione. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di fornire un'analisi in dettaglio della situazione attuale della salumeria italiana, dello scenario economico internazionale, dell'evoluzione dei mercati finanziari e dei dati di consumo. Il tema dello sviluppo sostenibile è diventato uno dei temi centrali dell'attività dell'associazione. In particolare il lavoro di Assica è stato quello di aiutare le imprese a creare un nuovo modello di cultura del fare impresa, quindi le tematiche della sostenibilità non sono legate solo all'ambiente, ma sono legate al capitale umano, alla governance, al rapporto con il territorio e così via. Entreremo in un mercato in cui il solo prodotto non sarà più sufficiente per dare valore all'impresa. Occorrerà che dell'impresa si dica come si lavora, quali obiettivi si hanno, che visione si ha del proprio futuro. In questi ultimi anni il ruolo fondamentale di Assica è stato quello di aprire i nostri prodotti a mercati che spesso erano stati dimenticati o comunque non adeguatamente affrontati. Tutto questo, soprattutto in modo particolare per quanto riguarda i mercati del sud-est asiatico, su cui le imprese hanno investito molto per crescere, oggi è fortemente compromesso dalla situazione della peste suina, perché questa ha prodotto la chiusura di mercati quali il Giappone, la Corea, Taiwan, mercati che per noi erano momenti di sviluppo fondamentali, oggi sono fortemente compromessi. Il problema si risolve attraverso un'analisi profonda dell'intero sistema della filiera e soprattutto è necessario una collaborazione intensa tra le istituzioni e le aziende per mantenere un'adeguata competitività. Per le nostre imprese oggi occorre in qualche modo affrontare il tema della distribuzione del valore. Il valore economico deve essere in modo adeguato distribuito su un intero sistema di filiera, dall'allevamento fino alla grande distribuzione. L'equilibrio all'interno di questa filiera che può aiutare le imprese ad affrontare anche il tema della maggiorazione di taluni costi che sono dovuti anche ai cambiamenti. Non possiamo dimenticare quello che è successo in questi ultimi mesi, ad esempio l'alto costo del denaro. Le nostre imprese hanno un tema fondamentale che è quello del valore del magazzino che impegna liquidità. Poter affrontare il futuro con investimenti è per forza di cose necessario che si ritorni a un equilibrio del valore dell'intero sistema di filiera. Assica in questi ultimi anni ha proposto alle aziende momenti di formazione su tutte le tematiche che oggi riguardano lo sviluppo sostenibile, dalle tematiche che riguardano l'ambiente, alle tematiche che riguardano il personale, alle tematiche che riguardano anche la valorizzazione del capitale umano, della governance aziendale. Tutto questo è possibile se le aziende intraprendono questo percorso di formazione che deve pensare a un futuro che ha modelli e parametri diversi da quelli che si è normalmente abituati a immaginare. Quello di cui abbiamo consapevolezza come associazione è che avremo di fronte una stagione in cui le regole del mercato cambieranno. I soliti parametri a cui siamo stati abituati per decenni probabilmente subiranno delle forti variazioni. Ecco perché la cosa importante che l'associazione ha fatto nei confronti delle imprese è stata quella di aiutarli a capire che occorre avere una visione del futuro diversa da quella che ci siamo immaginati fino ad oggi. Quindi capacità di visione, collaborazione, condivisione e coraggio, quattro parole che devono accompagnare il futuro.
futuro delle aziende e quindi che cosa e come dobbiamo affrontare questo futuro. Quindi, visione, condivisione, collaborazione e coraggio, perché con queste parole alimenteremo la speranza perché il nostro settore abbia un futuro migliore. Grazie. Finisce anche oggi l'appuntamento con Agri Sapori, una puntata ricca di eventi che ci ha visti viaggiare da nord a sud nella nostra buona Italia. Ringraziamo per la vostra attenzione e rinnoviamo l'invito a continuare a seguirci.